ricominciamo da zero. Ricominciamo tutto da capo, possiamo farlo. Non è necessario venire qui con i vostri nomi perché io vi offro la possibilità di scordarvi di voi stessi, staccarvi dalle vostre identità, dal vostro corpo, da tutte quelle stronzate e problemi che avete nella vostra vita. Facciamo finta che questa non sia la realtà. Potremmo essere in uno spazio dove non abbiamo più i nostri corpi, dove possiamo essere tutti uguali. Attenzione, questo non è il solito discorso banale e falso che si fa a teatro in cui nessuno ha mai creduto. Non è un aforisma da citare per arricchire i vostri profili inutili su internet, non sono frasi messe così, a caso. Questa possibilità c'è davvero stata. E in realtà c'è ancora. Anche se nessuno se ne rende conto. Chelsea Elizabeth Manning. Il mio nome compare spesso tra le 10.000 parole di qualche articolo che ricorda quanto costa la libertà. Milioni di voci si sono alzate nel mondo. 10 volte tanto le dita che hanno pigiato i tasti che mi descrivevano senza sosta. Sputavano parole, masticavano rabbia, inghiottivano ferocemente ogni mia vittoria. Nel 2009 sono stata inviata a Baghdad come analista dell'intelligence per gli Stati Uniti d'America. Dovevo difendere quel popolo, liberarlo da ogni oppressione, fare la mia parte. Sognavo di poter essere un mezzo per la libertà, ma la realtà era diversa. Ero diventata l'arma che sarebbe stata usata contro la libertà. John Perry Barlow, allevatore d'animali, attivista, ma anche poeta, scrittore. Qualcuno conosce i Grateful Dead? Un gruppo rock famosissimo, dovreste conoscerci. Io scrivevo i testi delle canzoni. Grateful Dead, morto riconoscente. Bello essere morti. Grazie, vita, per avermi ucciso. Avevamo trovato questo nome cercando parole a caso sul vocabolario. Morto riconoscente. Sono un programmatore, per alcuni un attivista politico, per altri forse un criminale. Ma non è importante, sono solo etichette, è il modo in cui le persone mi raccontano. Non bisogna mai soffermarsi troppo su ciò che dicono gli altri, altrimenti non faremmo che proseguire su percorsi già preimpostati. E invece bisogna pensare, 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 stabilire nuove regole, trovare nuove soluzioni. Dalla mia prospettiva preferisco definirmi un curioso. Mi chiamo Aaron Swartz. Il mio ultimo decennio può essere così diviso: 77,76% in carcere, 11,05% in isolamento, 51,23% in lotta per i diritti di genere, ma sono rimasta al 100% fedele a me stessa, malgrado tutto. Ho avuto la lucidità di dichiarare di non essermi mai sentita nel genere maschile e ho iniziato la cura ormonale mentre ero in carcere. Non lo dico perché sia l'unico caso, ma perché mi ha salvato la vita. È come quando non hai scampo e devi o vivere. E se non muori ancora ci sarà un motivo. Però la vita non è fatta di casi, si crea dalla motivazione e del desiderio. E la mia è la rivincita di una perseguitata. So we meet again, my heartache. So we meet again, my friend. I should know that you return the moment I was man. So we meet again, my Nel heartache. 1990 ricevetti una visita dall'FBI perché si credeva che avessi rubato dei codici proibiti per la diffusione di computer. Mi trovai davanti a un agente totalmente estraneo anche solo alla parola computer, figuriamoci ad internet. Il governo americano aveva deciso di intervenire per stabilire delle regole, perché era importante, no? C'è questa nuova cosa che nessuno sa come funzioni, quindi tanto vale metterci qualche divieto, giusto per far capire che se fai il cattivo verrai punito. Furono vietate 7 parole. Se scrivevi merda, dovevi pagare una multa di 250.000 dollari. Non potevi parlare dell'aborto e di qualsiasi parte del corpo umano in termini clinici. E questo ovviamente era fatto nell'interesse dei giovani, che magari sarebbero morti di infarto se avessero visto nominare un organo umano. E questo era il grande intervento del governo. Cosa voglio fare? Copiare e incollare, condividere e poi rifarlo, ancora e ancora. È tempo di uscire allo scoperto. E nella grande tradizione della disobbedienza civile, dichiarare la nostra opposizione a questo furto privato della cultura pubblica. Condividere non è immorale, anzi, è un imperativo morale. Condividere un video su BitTorrent è pari al furto di un DVD di un negozio o è uguale al prestito di una cassetta ad un amico? Caricare la pagina web di un sito internet più e più volte assomiglia a un sit-in pacifico virtuale o è un atto di violenza, come spaccare le vetrine di un negozio? È la libertà di connettersi a internet? È simile alla libertà di pensiero o alla libertà di uccidere? Esiste forse
un senso nel seguire le loro regole? O sono soltanto un ulteriore esempio dell'immoralità dilagante del mondo? C'è mica qualche filosofo che ha deciso di trattare questo argomento? So we meet again, my happy face. So we meet again, my friend. I should know that you return the moment I was man. So we meet again, my happy face. Let two lovers turn apart. Bound together by the breaking of a tide and a red heart.